Pescara Ancona Matelica e Virtus Entella Teramo, il prossimo 29 agosto battesimo di fuoco per le due abruzzesi di Lega Pro. Calendari sorteggiati nel tardo pomeriggio a Firenze con le compagini di Gaetano Auteri e Federico Guidi inserite in mattinata nel raggruppamento centrale. Un avversario che è una conferma per i biancazzurri, ovvero i marchigiani di Colavitto e Micciola, che avevano centrato la salvezza la scorsa stagione e che ora hanno cambiato parzialmente denominazione con l'inserimento del capoluogo marchigiano. Tremendo invece l'esordio dei biancorossi, trasferta a Chiavari contro l'Entella, appena retrocessa dalla Serie B e una delle big del girone. Vicino Chiavari, a Carrara, la prima trasferta del Delfino alla seconda, mentre il Teramo al Bonolis se la vedrà col Siena. E l'inizio da urlo del diavolo si conferma alla terza, quando andrà al Braglia di Modena col Pescara che l'Adriatico Cornacchi affronterà la Vispesaro. Ma il cerchietto rosso va al 14 novembre, giornata numero 14 di campionato. All'Adriatico Cornacchia torna il derby in Serie C, Pescara-Teramo. Ritorno al Bonolis il 20 marzo del 2022 e saranno due pomeriggi da non perdere per gli appassionati di calcio della nostra regione, coi biancazzurri che condividono con Modena, Entella e Reggiana il ruolo di favorita al successo finale, col diavolo giovane e profondamente rinnovato che punta ad un torneo con una salvezza tranquilla. Presente anche una X nel girone B, si contendono un posto il Fano, che attende la pronuncia del collegio di garanzia del CONI rispetto al suo ricorso, e la Pistoiese, favorita a disputare il torneo di Lega Pro. Finale anche questo al Cardiopalma per il Teramo, in trasferta proprio a Reggio Emilia contro la Reggiana appena retrocessa dalla cadetteria, mentre il Pescara ad Imola contro l'Imolese prima delle vacanze di Natale all'andata. Chiusura con queste gare a campi invertiti il 24 aprile 2022 per terminare la stagione regolare e poi dar spazio alla seconda fase del campionato, con le prime tre di ogni raggruppamento che vanno in B e con la post-season che mette in palio il quarto posto utile per salire di categoria.